giustamente prima di partire il clima è questo. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di unboxing, l'ultimo prima di partire per le mie agognate e desiderate vacanze. E mentre fuori c'è un temporale della Madonna, io sono appena adesso tornato da un centro commerciale Auchan dove ho fatto un acquisto molto interessante, ovvero ben due giochi per PS Vita da portarmi al mare scontati del 50%, che costavano 30 euro l'uno. Quindi in pratica al prezzo di uno me ne sono portati a casa due. Di che cosa stiamo parlando? Attenzione, entri il primo, signore e signori. Direttamente da Capcom e distribuito da Halifax, abbiamo qui con noi, sul nostro tappeto rosso, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Questo gioco che volevo prendere da un pochino, sinceramente, anche sulle versioni, le versioni per console maggiori. Scusate, ma non riesco proprio a parlare. Intanto che fuori c'è un temporale della Madonna e intanto che il video è anche sfocato, quindi andremo a mettere a fuoco così. Perfetto, abbiamo Ultimate Marvel vs. Capcom 3, mentre dal lato sinistro del nostro teleschermo, grandissimo teleschermo, attenzione, in sovrimpressione il nome del mio canale e relativa pagina Facebook, abbiamo, entri in scena il nostro secondo concorrente. In rincorsa arriva Dynasty Warrior Next della Koei, sempre distribuito da Halifax. Secondo me questo è un adesivo standard che mettono dovunque e che gli piace mettere, quindi boh, niente, un po' come l'Xbox. Bando alle cavolate ragazzi, questi due insieme a Assassin's Creed e Jack and Dexter verranno con me a Rimini e intanto ha cominciato anche a grandinare. Che bellezza, sentite qua, piovono capre, citazione logicamente Jim. Ma bando agli indugi ragazzi, siccome fuori stanno piovendo cani, gatti e capre e non riesco neanche a parlare, forse è meglio che chiudo la finestra perché non riuscivo neanche a sentirmi pensare. Comunque sia, piova qui il mio taglierinozzo, perfetto, e andiamo subito ad unboxare questi due giochi. Non mi aspetto chissà che contenuti, ma vediamo. Andiamo ad aprire il primo dei due sulla sinistra, ovvero Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Apriamo la nostra confezione e subito notiamo che non c'è un cacchio di niente di manuale di istruzioni sulla sinistra, ma c'è la schedina del gioco, avrei anche voluto vedere. Eccola qua, in tutto il suo splendore. E mentre Marvel vs. Capcom 3 balla ancora aperto, anzi lo chiudiamo, ecco fatto, andiamo ad aprire Dynasty Warriors Next, che al suo interno contiene un fantastico manuale di istruzioni, veramente gigantesco ragazzi, è formato da un casino di pagine, è formato da ben due fogli piegati fra di loro e pinzati come potete vedere, quindi si sono sforzati veramente un casino per fare questo manuale, e sulla destra ovviamente la schedina di gioco, eccola qua. Dynasty Warriors Next. Warriors, vabbè. Comunque sia ragazzi, dopo questo lunghissimo e dettagliatissimo unboxing, in cui non vi ho neanche fatto vedere il retro dei due giochi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, tornate dritti per i saluti, grazie. E ci vediamo alla prossima, auguratemi buone vacanze a chi ancora non ci è andato, buone trascorse vacanze per chi ci è già stato e ciao belli! One, e two, ciao!